Ebbene sì, io ho esultato così. Come Adriano, come nel video che avete appena visto. Se anche per voi la domenica inizia bene, perché ieri sera avete esultato così, mi piace. Se vi volete iscrivere al canale che più manifesta il proprio antiinterismo, iscrivetevi al canale Bandito Rosso Nero, attivate la campanella per le notifiche. Monza Inter 2-2. Inizia bene la domenica, ragazzi. Inizia bene. Li teniamo dietro, restano dietro, schiumano rabbia, schiumano veleno. Però adesso io vi voglio far vedere due immagini. Una, Franck sì, e il rigore dato agli indebitati nerazzurri nel derby per il fallo ipotetico su Calhanoglu. Ricordo a tutti che qui è stato dato calcio di rigore e non ricordo nessuno aver detto che non lo fosse, non un giornalista aver detto che non ci fosse questo calcio di rigore. Quindi questo calcio di rigore. E questo? No. Perché non è stato dato questo? Uguale, stessa dinamica. Uguale, identico, preciso. Se è rigore uno, è rigore l'altro. Invece, nella Marotta Leagues, non è rigore. Questo qua. Ovviamente questo sì, quello di che sì. Vedete perché il mio canale denuncia queste situazioni? Perché non ci si può abituare. Se è rigore uno, è rigore l'altro. Il regolamento deve essere uguale, deve essere identico per tutte le società. Non è che chi ha come dirigente occhio di lince può beneficiare del rigore e chi non ha occhio di lince non beneficia del rigore. Capite che bisogna cambiare questo sistema. Non si può continuare così, non si può continuare così. Come non si può continuare con i debiti, non si può continuare con 881 milioni di debiti. Ma adesso la domenica deve proseguire nel senso delle cose belle, quindi della AC Milan. Quindi noi mettiamo da parte il pareggio tra Monza e gli indebitati, lasciamolo da parte. Concentriamoci sul fatto che quelli di Torino ci hanno sorpassato, che stasera avremo l'occasione di ripassare davanti, di restare aggrappati lì vicino al Napoli e di staccare la Roma. Restiamo concentrati su questo. Cerchiamo di non sbagliare stasera. Cerchiamo di essere precisi, cattivi, di segnare al momento giusto e soprattutto nel primo tempo, perché come vi dicevo ieri è molto molto importante segnare per primi e nel primo tempo, perché la partita poi si indirizza in un certo modo.
Finire il primo tempo sullo 0-0 è problematico. Quindi se c'è qualche occasione nel primo tempo, sfruttiamola. Sfruttiamola. Non facciamo fare bella figura ai portieri. Siamo cattivi lì davanti, cerchiamo di essere cattivi, cerchiamo di essere feroci. Perché se vinciamo le cose iniziano a mettersi come si devono mettere. Ora da quella parte, dalla parte degli indebitati, cominciano a montare le polemiche. Lukaku è stato imbarazzante, imbarazzante. Se ne stanno accorgendo. Quindi lì inizieranno a montare polemiche, noi dobbiamo arrivare al 18 con loro in mezzo alle polemiche e noi sereni e tranquilli. Per farlo bisogna vincere stasera contro la Roma. San Siro sarà un ruggito, saremo 70.000, 70.000 e passa. Dovremo anche noi buttare il cuore oltre l'ostacolo e aiutare la squadra, spingerla nei momenti difficili, sostenerla nei momenti difficili, esaltarla nei momenti buoni, perché vincere stasera sarebbe tanta, tanta, tanta roba. Come lo faremo? Lo faremo con Tata in porta, con Calabria a destra e Teo a sinistra, con Kalulu e Tomori centrali. Parentesi, vi consiglio l'intervista di Tomori, bellissima. Un'intervista stupenda, a cuore aperto, in cui la sua emozione, lui ha gli occhi lucidi quando parla del Milan, quando parla dello scudetto del Milan, gli luccicano gli occhi, gli brillano gli occhi, bellissima. E sottolineo la grande prestazione di domenica scorsa, di mercoledì scorso di Tomori. Quindi ribadisco, Calabria, Kalulu, Tomori, Teo, Benasser, in attesa del rinnovo, Tonali, il predestinato, Salamandra, Diaz, Leao, Giroud. Ragazzi, a parte Magic Mike, è praticamente la formazione migliore che possiamo schierare. Ci manca qualcuno che possa dare un ricambio magari a questi giocatori, però abbiamo Charles in panchina che chissà mai oggi potrebbe dimostrare che quel barlume che si è intravisto a Salerno potrebbe germogliare e farci vedere già stasera di cosa è capace. Quindi fiducia, sostegno alla squadra, pronti a trascinarla verso una vittoria che sarà importantissima, anche perché dall'altra parte c'è colui che si vanta, è un contaballe, quindi bisogna vedere se è vero, ma che ripete continuamente che siccome è stato, gli è stato offerto il Milan e lui è stato felice di rifiutare, e noi siamo felici che tu hai rifiutato, perché vederti sulla nostra panchina sarebbe stato imbarazzante, imbarazzante. Quindi anche per questo stasera gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e prendiamoci questi 3 punti. Io sarò a San Siro, ovviamente come al solito cercherò di trasmettervi, di farvi vedere le emozioni che si vivono, le emozioni che provo io. Aspettate a tarda sera o al massimo lunedì mattina il video. Speriamo che sia il solito video di festa, di gioia, di milanismo puro. E voglio chiudere questo video ancora con l'esultanza di Adriano Galliani, che tante volte abbiamo visto esultare così per il nostro Milan. E allora vi saluto ancora con l'esultanza di Adriano Galliani ieri sera. È stata anche la mia esultanza e sono convinto la vostra. Ragazzi, stasera è importante.
Restiamo concentrati, restiamo sul pezzo. Vi invito a seguire il video da San Siro, la live reaction, e con il Milan nel cuore, bandito rossonero, forza Milan sempre. Stavo dicendo Inter M. Ah sì, si può dire, Inter M si può dire. Ciao ragazzi, a stasera da San Siro. Ciao.